Buongiorno a tutti, sono le 9:45. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale del 30 agosto 2018. Procediamo all'appello. Marinucci Luciano. Presente. Di Clemente Giorgio. Presente. Bronzino Massimiliano. Presente. Chiacchieretta Ezio. Presente. Cinosi Simona. Assente. Di Nicola Ester. Presente. Elia Maria. Presente. Federico Gabriella. Presente. Ferraioli Roberto. Presente. Malandra Giorgia. Presente. Martelli Efrem. Presente. Cutrupi Mario. Presente. Costantini Giuseppe. Assente. Ferrante Enzo. Assente. Parrucci Giulia. Assente. E Silvestri Cinzia. Assente. Primo punto all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 54 del 24 agosto 2018, approvazione verbali seduta precedente. Con questa delibera andiamo ad approvare i verbali adottati nella seduta del 31 luglio 2018 dal numero 41 al numero 49. Se non ci sono osservazioni, si intendono approvati all'unanimità. I verbali sono approvati all'unanimità. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Proposta di delibera del Consiglio numero 53 del 20 agosto 2018 ad oggetto aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020. Illustra delibera il Sindaco. Grazie.
deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 29 settembre 2017 e nonché avendolo accordato al complesso delle risorse e degli aiuti risultanti del documento di programmazione finanziaria in cui è andata a concluire con la delibera numero 46 del 31 luglio 2018 veniva approvata la modifica dell'allegato 1 della convenzione stipulata con Terna S.p.A. il 16 ottobre 2015, su cui risulta che le opere pubbliche finanziate da Terna, quale compensazione ambientale all'intervento elettrico in corso di realizzazione da avviare sul territorio comunale, ammontano complessivamente a 3 milioni e 400 mila euro, come da seguente prospetto. Faccio una precisazione perché se poi andrò a illustrare gli interventi da finanziare, verranno fuori che le risorse sono inferiori. Sono inferiori perché fino all'attivazione del sistema di fornitura di energia elettrica dal Montenegro fino alla centrale di Ciabatti possiamo spendere solo il 70% del finanziamento. E quindi poi, con la messa in funzione dell'impianto, provvederemo a spendere l'altro 30%. E così come previsto dalla convenzione sottoscritta precedentemente, quindi nella precedente amministrazione, nella legislatura fino al 2011, Terna procederà per le compensazioni sottoscritte in quella convenzione, così come specificato da una mia specifica interrogazione a Terna, realizzeranno l'interramento di cavi che vanno dalla via Verdi, quindi dal ex istituto Ilium, fino alla ex fonderia di Nicola. E quindi vado qui a elencare quali sono gli interventi da fare. La Tiburtina Valeria era interessata a un finanziamento di 907.000 euro più un'IVA di 129.000 euro per un importo di 1 milione di euro. Via Muccioli, che è la via che dal semaforo di Auchan va verso i centri commerciali, 80.000 euro, 20.000 euro di IVA, quindi 100.000 euro, per un totale di 1.136.000 euro. Poi abbiamo provveduto all'efficientamento energetico degli edifici comunali, quindi parlo della piscina comunale per un importo di 100.000 euro, gli infissi che abbiamo dovuto sostituire alla locale caserma dei carabinieri di 31.000 euro e rotti, la scuola di Dragonara 70.000 euro per un totale di 201.000 euro. Riqualificazione assediali, procediamo alla realizzazione di sottostrutture della via Cavour e Mazzini per un importo di 386.000 euro, con un particolare interessamento dell'area prospiciente la chiesa parrocchiale della nuova chiesa, con una zona rialzata, definita la cosa rialzata zona 30, dove sono osservato un limite specifico per consentire a tutto il popolo dei credenti di attraversare in tutta sicurezza la parte della piazza verso la chiesa. Un intervento di 236.000 euro su via Vittorio Emanuele, con rifacimento di tutte le reti fognarie, raccolte delle acque bianche e altro nuovo asfalto. Via Pietro Nenni, alla luce di quello che è oggi la strada, con una via ciclabile e pedonale, è un intervento, oltre che di risanamento delle sottostrutture, anche una riconsiderazione della viabilità sulla stessa. Via Aldo Moro fino all'Oratorio Focomarca, altri 290.000 euro, via Aldo Moro via Mentola 336.000 euro, con un importo di 1.580.000 euro. Poi, con una convenzione con la parrocchia, 200.000 euro, esproprieremo delle aree che sono praticamente di fronte alla piazza, quindi daremo una possibilità di parcheggiare ancora di più al centro di San Buceto, di altri 220.000 euro, compreso IVA. Realizzazione delle nuove coperture delle scuole, specifico la scuola media di San Buceto di 289.000 euro, la scuola primaria di Largo Petina 309.000 euro, la scuola primaria di San Valentino 83.000 euro per un importo di 681.000 euro, totale 3.821.000, quindi da 3.400.000 più 421.000 euro di IVA. L'articolo 21 del programma della questione delle stazioni appaltanti del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici dovranno adottare il programma triennale dei lavori pubblici di singolo
importo superiore a 100.000 euro, nonché relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma triennale lavori pubblici e il contenuto del documento unico di programmazione dell'ente predisposta rispetto di quanto previsto al principio applicato alla programmazione di quell'articolo, di quell'allegato 4/1 del decreto legislativo numero 23 giugno 2011, al numero 118, e l'aggiornamento del piano triennale delle pubbliche, quindi comporta anche il conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione 2018-2020. Visto l'aggiornamento del programma triennale delle pubbliche 2018-2020, redatto alla scheda numero 1, nel quadro delle risorse disponibili nella scheda numero 2 e l'attivazione della copertura finanziaria della scheda numero 3 e nell'elenco annuale, do atto che con delibera giunta comunale 10 agosto 2018 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei seguenti interventi: riqualificazione della via Mazzini via Cavour con importo di 286.000 euro, riqualificazione di Vittorio con importo complessivo di 226.000 euro, riqualificazione di Vittorio con importo complessivo di 329.000 euro, riqualificazione di Alto Molla dalla Zoria Asia alla Torre Fuoco per un importo complessivo di 190.000 euro, riqualificazione di Alto Molla dalla Torre Fuoco, quindi avendo la Torre Aria per un importo complessivo di 336.000 euro, di 340.000 euro, realizzazione di strutture leggere in alluminio a protezione delle scuole medie per un importo di 189.000 euro, realizzazione di strutture leggere in alluminio a protezione della copertura delle scuole primarie della Cocotina per 309.000 euro, realizzazione di strutture leggere in alluminio a protezione della copertura delle scuole primarie del Corso Marconi per 83.000 euro. L'aggiornamento del programma è stato elaborato in base all'analisi del quadro dei bisogni da soddisfare, avendo a cuore di rapportare al contesto delle risorse dei vincoli risultanti dai documenti di programmazione finanziaria. Le schede sono state predisposte secondo gli schemi tipo forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Visto il decreto legislativo del 18 aprile del 2016, numero 50, recante attuazione delle direttive 2014/23 dell'Unione Europea, 2014/24 europee, 2014/25 dell'Unione Europea, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto agli enti regolatori del settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi, nonché per il riordino delle discipline vigenti in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. È stato pubblicato nel Gazzettino Ufficiale del 19 aprile 2016, quindi visto il decreto legislativo 19 aprile 2017 56, disposizioni indicative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, visto il decreto 18 agosto 2000 numero 2017 testo unico delle leggi relativamente agli enti locali, visto lo statuto comunale, formo la seguente proposta di trasmissione: di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del presente deliberato e costituiscono motivazione ai sensi dell'articolo 3 legge 241/1990. Quindi di approvare, senza l'articolo 2 del codice dei contratti e per la motivazione di premesse citate, l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, alla gara presente composto da relazione illustrativa, scheda A, quindi il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, scheda B, elenco di interventi del programma, scheda E, interventi compresi nell'elenco annuale, di pubblicare, senza l'articolo 21,7 del decreto legislativo numero 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sul profilo del Comune sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Di dare al presente la deliberazione del rendimento presentato immediata esibilità ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000. A questa delibera abbiamo proposto un emendamento che credo che nella discussione andrà a proporre il capogruppo Federico Gabriella. Comporta l'aggiornamento del DUP 2018-2020,
rinviando ad atto successivo l'effettuazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 e quindi il punto 4 del deliberato diventa il punto 5. Bene, diamo atto di questo emendamento, se ci sono interventi, punto più breve. Allora, per quanto riguarda la delibera, è chiaro che non si può essere d'accordo con gli interventi che vengono fatti sul territorio in merito alla necessità di, appunto, di manutenzione sia del manto stradale che di altre strutture del territorio. Quindi ben venga, assolutamente, non si può non essere d'accordo. Quello che mi rende perplesso è il rimando, perché così probabilmente è, il rimando dei lavori relativi alla manutenzione dei fossi, dei canali, insomma di tutto quello che serve, che sono certo in ugual misura urgenti alle strade. Questo mi rendo conto che probabilmente con le risorse disponibili questo si riesce a fare, e con le risorse disponibili sta appunto all'amministrazione a scegliere quali sono le priorità di intervento. Quindi è chiaro che i fossi, la manutenzione dei fossi serve adesso, visto che ci avviciniamo a quelle che sono le stagioni piovose, quindi al loro reale e necessario utilizzo in mezzo al territorio. Una manutenzione che tuttora è in corso in alcuni punti, in altri magari sta a rilento. Quindi, per quanto riguarda i lavori sulla Tiburtina, volevo chiedere se sono state poste delle azioni a salvaguardia di quello che sono gli alberi sulla Tiburtina. Sulla Tiburtina ci sono dei lavori che prevedono, inevitabilmente potrebbero prevedere l'abbattimento degli alberi, no? Ne avevamo parlato in commissione, mi era stato detto che sarà minimo, si parla di 2-3 alberi inevitabilmente da abbattere, però volevo una conferma in questa sede. E un'altra cosa, in merito proprio al piano triennale delle opere pubbliche, ha subito questo piano, come è stato detto in precedenza, diverse modifiche. Noi abbiamo cominciato la legislatura con, nel piano c'era la previsione delle case sociali, poi le case sociali per una serie di situazioni hanno lasciato il posto a quello che doveva essere appunto la costruzione del posto scolastico della nuova scuola, e adesso, visto il cambiamento ulteriore, la manutenzione e con le opere pubbliche necessarie all'attivazione e alla manutenzione delle strade sul territorio. Quindi, ripeto, va benissimo il lavoro, speriamo che non ci siano degli altri cambiamenti che facciano saltare questi lavori, mi auguro di no, visto come sono al momento le strade. E queste strade sono così non da un giorno all'altro, ma il tempo che si è reso necessario per arrivare a questo stato di cose è abbastanza lungo. Quindi mi chiedo, ma tutti i soldi derivanti dalle multe, di cui una percentuale, il 50%, doveva essere utilizzato per la sicurezza stradale, e una parte di questo 50% poteva essere utilizzato per la manutenzione delle strade. Alcuni di questi soldi sono stati spesi per cambiare tutto il sistema di segnalazione, cioè i cartelli stradali. Molti cittadini hanno indicato che i nuovi cartelli o i vecchi cartelli non avevano nessun motivo di essere cambiati, come ad esempio le critiche su l'acquisto e l'installazione di tutte quelle segnalazioni in plastica, sia a copertura, a salvaguardia della pista ciclabile che degli incroci, che in fin dei conti sono finiti in nulla. Quindi certo, sono scelte, non c'è dubbio, ma tutti quei soldi potevano essere utilizzati forse per ridurre
ridurre quelle che sono le spese attualmente nella manutenzione della strada. Poi, per il resto, chiaramente non posso che essere d'accordo e speranzoso che tutti i lavori inizino e arrivino a compimento nel meglio della situazione. Spero poi che i ribassi di queste opere pubbliche possano servire per un concreto efficientamento degli impianti sia di illuminazione che di riscaldamento, quindi efficientamento energetico. Per gli impianti di illuminazione mi auguro che si possa finalmente vedere un cambiamento negli impianti di illuminazione, ad esempio degli impianti sportivi, che molto incidono sui costi di gestione. Abbiamo visto in questi giorni che appunto i costi di impianto, i costi di illuminazione portano alle stelle i costi di gestione, i costi di utilizzo degli impianti. Quindi potrebbe essere sicuramente utile magari utilizzare quei ribassi proprio in tal senso. Mi auguro che venga fatto così. Per il resto, non ripeto, sono d'accordo alle opere. Grazie. Altri interventi? Allora, Massimiliano Bronzino. Grazie Presidente, naturalmente abbiamo ascoltato con attenzione la disamina portata avanti dal Sindaco, non posso che naturalmente essere contento dell'indirizzo che segue l'amministrazione. Abbiamo caratterizzato questa consigliatura e questi anni, come abbiamo scritto nel programma, così come abbiamo detto nei precedenti interventi delle opere pubbliche, una grande opera di manutenzione del territorio. Ci rendiamo conto che questo territorio è cresciuto tanto, spesso a volte in maniera disordinata, ma ha avuto una crescita immediata e caratterizzata in pochissimi anni, e quindi naturalmente ha cambiato quella che è la sua conformazione originaria, dando spazio a nuove infrastrutture che sono diventate essenziali. E per questo motivo, oltre a diversi interventi sono caratterizzati per creare nuove infrastrutture viarie e quindi anche un po' cambiare quella che è la staticità di alcuni assi viari, è diventato importante portare avanti questa grande opera di manutenzione. Manutenzione che era stata resa sempre difficile da tutti questi vincoli di bilancio, che purtroppo è difficile comprendere quando si sia all'interno della macchina amministrativa, dal momento che noi siamo stati, per fare solo un esempio, 6 anni con 5 milioni in casa senza poterli spendere. Questa purtroppo è un'anomalia che soltanto quando si è all'interno riesce a capire che devi combatterci ogni giorno. Finalmente, dopo una grande lotta, devo aver riportato grande dignità a questo territorio, con Fronte di Terna, siamo al momento pronti a investire tutte queste grandi risorse. L'impegno politico di questa amministrazione quindi va nella direzione assunta nei confronti di tutti quanti i cittadini. Sono d'accordo su tutte le opere e sul grado di priorità che è stato in qualche modo illustrato dal Sindaco. Mi auguro che a breve, ho sentito anche con la procedura d'urgenza, si aprano tutti questi cantieri, e quindi la più grande risposta che si possa dare ai cittadini è quella di poter vivere, circolare, insomma, quotidianamente su strade, infrastrutture che sono all'altezza di livelli di sicurezza che sono richieste. Quindi esprimo questo mio parere, che va in continuità al lavoro che è già stato impostato. Sono assolutamente d'accordo sull'ordine di priorità. È importante, come ha segnalato anche il consigliere Cucupi, agire sulle infrastrutture viarie, agire anche sui fossi, perché come abbiamo anticipato, il cambio di conformazione di questo paese rende necessario andare anche in quella direzione. Naturalmente anche il Sindaco poi avrà modo di specificarlo. È naturalmente un grande tema che teniamo in forte considerazione. Sono già state avviate opere e studi sul grande fosso, sul raccolta delle acque nel mercato dello sport e tanti altri fossi cittadini, che sono quelli che ad ogni pioggia sono sempre sotto osservazione, sono sempre sotto grande monitoraggio. E naturalmente anche da quelle risorse che possono essere a questi interventi, a
andranno in quella direzione. Quindi è una grande opera di comunicazione del territorio che non permette di comprendere tutte le più grandi criticità e infrastrutture strategiche di questo territorio. Grazie. Altri interventi? La replica al sindaco. Partendo, insomma, visto che il consigliere Cutrubi, a parte delle sue osservazioni, ha esposto Massimiliano Bronzino, io ho preso degli appunti, però vorrei partire intanto dalla manutenzione dei fossi, perché l'amministrazione comunale ha già affidato la manutenzione dei fossi alla ditta aggiudicataria, che sta già facendo la manutenzione dei fossi per un importo di 20.000 euro che vengono fuori da quelle somme di cui abbiamo parlato. Sono un fosso consortile numero 23 di San Giancatino, partendo dal ponticello di Azzurigo, proseguendo in direzione di Mazzini per una lunghezza di 83 metri lineari, fosso acquaniva che inizia via Roma, direzione collina 150 metri lineari, con ex fornace Ricciuti, dall'ingresso principale raggiunge l'area costante ai complessi di Donato di 206 metri lineari, di forma nera, confine tra via Roma Pescara in direzione centro commerciale Pittarello 331 metri lineari, via Roma distretto sanitario, fosso laterale 68 metri lineari, fosso consortile Acquaviva via Fuccini, direzione via Camorra, per altri 282 metri lineari. Chiaramente questi sono fondi che noi abbiamo destinato dal bilancio del comune e quindi da quei problemi di cui si parlava. Considerate che le contravvenzioni poi prevedono le variazioni di bilancio, perché non tutte vengono incassate nell'esercizio finanziario in corso, perché non tutte le pagano e quindi non è detto che non le pagheranno, ma sicuramente non sono nelle disponibilità immediate, ma sicuramente teniamo costantemente sotto controllo le entrate correnti da queste forme di sanzioni proprio per andare insieme in questa direzione. È vero che io ho elencato un intervento di 3.400.000 euro, ma noi abbiamo anche stimato che parte di quelle 3.400.000 verranno spese all'attivazione, quindi il 30% sono destinati ai costi, e anche il ribasso, laddove non, per esempio, è a disposizione sulla via Amendola per arrivare fino all'incrocio che sta su Corsa Italia, non è previsto il progetto, ma con il ribasso contiamo di arrivare a quella parte, gli altri ribassi verranno destinati per l'efficientamento energetico e per la manutenzione dei fossi. Poi per quanto riguarda la cartella terroristica stradale, io adesso ho le norme che prevedono la sostituzione dei cartelli, perché magari alcune, ovviamente il cittadino quando fa un'osservazione non sempre è competente, il comandante ha fatto una relazione con la quale ha predisposto la sostituzione e ha annesso questi birilli laddove i cittadini ce l'hanno richiesto in forma scritta, e quindi lui ha messo in atto tutta una serie di presidi a salvaguardia della tutela e della sicurezza stradale. Tornando sui fossi e anche sulle strade, ovviamente noi sapevamo da sempre che le strade San Giovanni di Tino erano in questa condizione, però va anche detto ai cittadini che se noi avessimo fatto, e questi soldi li dovevamo spendere anche prima, degli interventi di riasfaltare le strade, probabilmente le stesse sarebbero state nuovamente interessate da lavori, perché nel frattempo la fibra ottica sta ancora predisponendo delle variazioni che abbiamo fatto nel corso ultimamente, estende per esempio i lavori ce l'avete consegnati a giugno, quindi riasfaltare Tiburtina che ne aveva bisogno a suo tempo significava dover ritornare un'altra volta su asfalti nuovi. Così invece riconsegneremo una opera pubblica, perché l'asfalto di per sé potrebbe sembrare un'opera di manutenzione ordinaria. Vi preciso, perché sul terreno abbiamo discusso ampiamente, con terreno abbiamo discusso ampiamente, terreno non finanzia opere di ordinaria amministrazione, ma solo interventi straordinaria amministrazione, quindi opere pubbliche. Quindi la ricordate che noi non faremo solo gli asfalti, faremo dei marciapiedi che per esempio sulla via Amendola assumeranno anche l'aspetto di un percorso per
su quel tratto di strada, proprio perché in alcuni casi è previsto, si è stato rilevato che, per esempio, quelli che escono dall'aeroporto attraverso la strada, camminano in mezzo alla strada, anche al buio, e quindi è previsto un nuovo tratto di illuminazione. Quindi sono interventi che servono più che altro a andare incontro a quello che è la principale preoccupazione di chi amministra, che questo sia un territorio sicuro e tranquillo. Per quanto riguarda queste spese, io dico sinceramente che per quanto riguarda me e la mia amministrazione ci abbiamo lavorato tanto, siamo andati nei tribunali, siamo stati denunciati, siamo riusciti a portare questi risultati, è un motivo di orgoglio perché spendiamo senza toccare soldi ai cittadini, e quindi dopo le pubbliche predisposte nel triennio successivo verranno fatte con i fondi che noi andremo ad accantonare dalle entrate correnti per gli investimenti. E ricordo che c'è ancora da spendere €1,2 milioni che viene fuori dall'accordo di programma che abbiamo fatto con l'Ipercop, che riguarderà tutta la via Po, che è un tratto di strada che va verso via Salara e che è quella praticamente della via Salara stessa, e quindi si tratta di un altro giro di 200 milioni. Io approfitto di questo momento per precisare che sì, è vero che a breve ci saranno le elezioni regionali, è vero che magari i sindaci adesso sono tutti candidabili, è vero che mi hanno più volte raggiunto con delle sue di candidatura, ma io mi sono candidato per amministrazione Gianni Sabino e questi 5 milioni di euro li voglio spendere io per dare seguito alla mia azione amministrativa, quindi ho rinunciato a qualsiasi candidatura. Sicuramente il mio impegno sarà a favore della buona politica, e se un esponente di questa amministrazione vorrà fare questo passo, io ci sarò. Grazie Sindaco. Dichiarazione di voto. Allora, chiaramente, come ho detto prima, sono favorevole, votiamo favorevolmente alla delibera. Prendo atto che probabilmente si è dimenticato, c'era una domanda sugli alberi. Vabbè, per quanto riguarda i lavori ci sarà sempre un lavoro successivo all'asfalto, è inevitabile, quindi fare l'asfalto adesso è inevitabile che tra X tempo ci sia qualcuno che farà è inevitabile, quindi. Un'altra cosa dove mi aspettavo qualcosa erano gli attraversamenti pedonali. Si è parlato di attraversamenti, ma speravo si parlasse di attraversamenti illuminati, perché ci sono delle zone dove il solo verniciare non rende, esistono dei sistemi che, poco costosi, che rendono anche illuminata la parte dove si attraversa, quindi andremo a risolvere altre problematiche. Per il resto, ripeto, sono favorevole alla situazione. Sindaco. Chiedo scusa, consigliere Silvano, io ho questo appunto, poi a volte non si dice l'avevo qua, mi è sfuggito. Allora, intanto annuncio il voto favorevole della mia amministrazione e nella dichiarazione di voto approfitto anche per tranquillizzare il consigliere Cutrupi sulla questione relativa agli alberi che ci sono su questo tracciato statale, che sono alberi che hanno un'importanza storica. Nel corso dei lavori sono previsti, per poter realizzare questi marciapiedi in sicurezza e quindi per poter consentire ai ciclisti e ai pedoni di viaggiare tranquillamente, nel progetto che è già a disposizione sotto l'ufficio lavori pubblici c'è la necessità di fare almeno insieme di 3 alberi. Però nel corso dei lavori è previsto la presenza costante di un agronomo che verificherà lo stato di tutti gli alberi, perché noi avevamo già precedentemente segnalato che questi alberi erano afflitti da una malattia specifica, non so qualcosa di rosso, non so come si chiama, un tumore. Ecco, insomma, c'è un agronomo che lavorerà in corso con il gruppo per poter verificare lo stato degli alberi. Quindi
quindi se sarà necessario predisporremo l'immediata sostituzione, cioè quelle che verranno con la stessa essa, quindi daremo tranquillamente gli stessi altri necessari. Per quanto riguarda le richieste, questi si tratta di presidi, noi siamo stati pure all'ecologia a Rimini, abbiamo visto che ci sono dei presidi importanti, però voglio specificare questo, che siccome andiamo a fare delle opere pubbliche, non della manutenzione, nelle opere pubbliche è previsto anche la pubblica illuminazione, quindi alcuni punti dove l'illuminazione è scarsa verranno sostituibili, verranno messi in. Per esempio, faccio un esempio così banale. Per quanto riguarda via Cavour, dall'incrocio di via Roma verso la rotatoria, sono stati messi i nuovi lampioni a LED, ma sono bassi. In quanto bassi, non abbiano il raggio di illuminazione, quindi verranno sostituiti con dei pali alti, a quel punto con la variazione in altezza sarà ancora più visibile. Ok, grazie. Allora possiamo passare alla votazione della proposta numero 50. Votiamo prima l'emendamento e poi la si ricorda così come avanzato. L'emendamento è che inserisce al punto 4 una precisazione sull'aggiornamento del DUC. Quindi votiamo l'emendamento favorevole all'unanimità. Ora votiamo la delibera così come emendata, ci inserisce all'attuale punto 4 l'emendamento e il punto 4 diventa il numero 5. Voti favorevoli all'unanimità. Votiamo di immediata esecutività della delibera. Favorevoli all'unanimità. Sono le 10:20, terminiamo qua il Consiglio Comunale. Buona giornata a tutti.